stata fino adesso sicuramente una buona stagione, iniziata molto molto bene con la pole a Dubai, la vittoria di Daytona e Sebring. Chiaramente nel programma americano abbiamo fatto più che bene quest'anno, anche in Europa a livello di performance sempre soddisfatto delle performance che abbiamo fatto. Purtroppo a livello di risultati non è stata fino adesso la stagione che speravamo, sicuramente abbiamo lasciato per strada qualche risultato che potevamo sicuramente raccogliere qualcosina in più in qualche gara, un po' di sfortuna anche inizio stagione con qualche foratura qua e là, però fa parte delle gare, quindi sicuramente abbiamo ancora gare importanti davanti, cerchiamo di portare a casa qualche ottimo risultato da qui a fine stagione e poi dopo il bilancio chiaramente si fa sempre a fine anno. Bello, interessante vedere sia chiaramente il panorama europeo che quello americano, poter correre in diversi continenti, in diversi paesi, sempre un'esperienza importante. Chiaramente cambiano anche i regolamenti, quindi ogni gara che facciamo ci dobbiamo praticamente resettare e focalizzarci sulla gara che andremo ad affrontare, quindi sicuramente interessante poter correre sia di qua che di là. Della performance sono veramente molto soddisfatto, mi verrebbe da dire che è praticamente la miglior stagione che ho fatto da quando corro nel Blanc Pain, mi verrebbe da ricordare il miglior tempo sia a Monza che a Silverstone nella mia qualifica, terzo a Paul Ricard e secondo a Spa, quindi credo che a livello di statistiche stiamo facendo un'ottima stagione, però purtroppo, come ho già detto prima, non siamo stati in grado di trasformare queste ottime performance che abbiamo avuto in qualifica in altrettanti buoni risultati in gara per diversi fattori, situazioni che si sono create, e sicuramente dobbiamo lavorare di più, dobbiamo cercare di migliorare in alcuni punti a livello di squadra e cercare di evitare di fare certi errori che ci possono poi costare caro in termini di risultato finale alla fine della gara. E quindi è una stagione, diciamo, positiva, che potrebbe essere sicuramente ancora meglio di quello che è stato finora. GT Masters è sempre un campionato molto molto interessante, molto tosto, anche qui la qualifica è molto importante, fondamentale, avendo più di 30 macchine in griglia. È stato un campionato che abbiamo iniziato direi molto bene con la pole position a Oschersleben, purtroppo in quella gara è successo di tutto e di più, una cosa molto sfortunata per noi, dove siamo stati penalizzati con un drive-thru per un errore di cronometraggio, nella quale poi la categoria ha chiesto poi scusa a fine gara, ma chiaramente delle scuse non possiamo farci più di tanto. Abbiamo perso chiaramente un risultato importante già pronti via. È chiaro che un campionato così competitivo, quando non riesci per un motivo o per l'altro sfruttare, diciamo, un'occasione di portare a casa punti pesanti, poi si diventa molto difficile recuperare e addirittura cercare di ambire di qualcosa di importante. Comunque, dopo Oschersleben siamo riusciti a fare un ottimo weekend a Most con il secondo posto in gara 1 e siamo andati a punti anche a Red Bull in gara 2. Sicuramente non smetteremo di spingere e cercheremo di lottare fino alla fine.